Salve amico, in attesa dei classici video paranormali del weekend, ho deciso di farti un regalo e pubblicare questa raccolta di strane creature avvistate e riprese in giro per il mondo. La parola creatura raggruppa un vasto spettro di soggetti. In questo caso, però, facciamo riferimento ad un presunto goblin. Ultimamente era diventato virale questo video, che di sicuro ricorderai e che ti ho mostrato anche io qualche mese fa. Ma la clip che sto per mostrarti è molto più vecchia e ripresa dalla telecamera di sorveglianza di un aeroporto, credo da qualche parte in Sud America. Improvvisamente, una donna di mezza età appare portando in braccio quello che può inizialmente sembrare un bambino piccolo. Ma quando attraversa il metal detector e si avvicina alla telecamera, si può notare che quello che pare un bambino ha un tono di carnagione sul grigio molto scuro, con un naso ed orecchie a punta. Quindi, tu cosa credi potrebbe essere quella cosa? Si può facilmente notare come anche le guardie di sicurezza appaiano stranite ed incuriosite, già osservando la donna in lontananza che si avvicina. Che si tratti dunque di un bambolotto, qualche tipo di primate, o è davvero una creatura fantastica? Il prossimo video è stato registrato nel gennaio del 2018 in Messico da Pedro Ramirez. Nella clip si può vedere una strana massa nera, lunga probabilmente un centinaio di metri, galleggiare in cielo. Non ha l'aspetto né di un aereo né del tipico UFO. La forma ricorda invece molto la nave aliena del film del 2016 Arrival. Dal video purtroppo non riesco a dare una spiegazione sensata per quello che potrebbe essere questa cosa. Magari si tratta di una sorta di pallone meteorologico o forse addirittura una colonna di fumo nero. In ogni caso, fammi sapere anche la tua opinione al riguardo. Dove sta? Che è questo? Acá sì. Che onda? Ah, ya lo alcanzó, mira, poquito. Mira, se alcanzó un poquito. Qué raro. Mira. Ah, sí, 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 se distingue exactamente la forma que es. Tutti di sicuro conosciamo il mito del leggendario mostro di Loch Ness in Scozia, un mostro preistorico lungo circa 10 metri dalla forma serpentina che è stato ripreso in video varie volte. La prossima clip però viene direttamente dal Canada ed il mostro in questione viene chiamato Ogopogo. Il video che sto per mostrarti è stato girato da un gruppo di amici mentre si trovava fuori per una giornata di pesca e mentre stavano tornando a casa iniziano a vedere delle grosse increspature nell'acqua, come se qualcosa si muovesse proprio sotto la loro barca. Iniziarono a vedere anche delle bolle, come se la creatura stesse per risalire a prendere una boccata d'aria. Così iniziano a registrare in quella direzione. E questo è ciò che hanno catturato. Si è portati a pensare che potrebbe trattarsi delle onde causate dal movimento di un'imbarcazione. In realtà si vede bene che c'è qualcosa che si muove sotto il pelo dell'acqua e che si immerge nuovamente poco dopo, interrompendo così il propagarsi delle onde. La prossima creatura invece non è fantastica, ma reale. Sto parlando della lampreda, che farebbe passare la voglia a chiunque di bagnarsi in acqua.
È una sorta di anguilla grigia, viscida e sprovvista di mascelle, con una bocca ventosa perennemente aperta e costellata di affilati denti gialli. Non caccia, ma si attacca come un parassita ad un pesce più grande e ne succhia lentamente il sangue ed i fluidi vitali come una sorta di vampiro, fino a che, in alcuni casi, l'ospite addirittura non muore stremato. Esistono di vari tipi, tra le quali ci sono quelle di fiume e anche quelle di mare. Girando su internet ho cercato e visto numerosi presunti mostri, ma alcune volte la natura riesce a battere ogni tipo di fantasia. La prossima creatura ha vari nomi in giro per il mondo, tra i quali Sasquatch, Bigfoot o Skunk Ape. Ne esistono anche varianti con il pelo bianco, meglio noti come Yeti. E leggende su queste enormi creature umanoidi, ricoperte di peli, si raccontano un po' in tutto il globo. Si dice che siano estremamente intelligenti e forti, e la maggior parte delle segnalazioni di avvistamenti proviene dagli Stati Uniti, come anche il seguente video, che venne registrato nel lontano luglio del 2000 da Dave Shelley, un autoproclamato esperto cercatore di Bigfoot. Nel video si vede una creatura che passa ad una distanza compresa tra i 30 e i 50 metri da Dave. Sta attraversando un terreno paludoso, denso di fango, cosa che però non sembra ostacolarlo affatto. Attraversa il passaggio velocemente, senza prestare alcuna attenzione a Dave. Il video è molto interessante, per quanto poco chiaro sia, la creatura sembra avere una pelliccia bruno-rossiccia con lunghe braccia e facendo un rapporto con le dimensioni della vegetazione lì attorno dovrebbe superare i 3,5 metri di altezza. Questo video è considerato da molti autentico, ma tu cosa ne pensi? Il prossimo video è davvero strano. Pubblicato da un account indiano su Twitter, sembrerebbe mostrare un uccello deforme. Sembrerebbe a metà tra un corvo ed un gorilla, ma pare rimanere in piedi proprio sulle ali. Ora, non so se ci sia qualche tipo di manomissione al computer per modificare l'immagine. Solitamente però gli uccelli non utilizzano mai le ali per appoggiare tutto il loro peso a terra, dato che sono molto delicate. Esistono tantissime ragioni differenti sul perché non si dovrebbe uscire ad esplorare i boschi durante la notte. È buio, non riesci a vedere dove metti i piedi e soprattutto potrebbe esserci qualcosa che ti osserva nascosto tra gli alberi. Ed il canale NVTV ha ignorato questi semplici avvertimenti e se n'è andato a fare un giro in una fitta foresta proprio nel cuore della notte. Nel video sembra abituato e conosce bene quella foresta, quindi non ha paura. Almeno fino a quando non comincia a sentire degli strani rumori provenire dalla cima degli alberi. Pensa inizialmente che potesse trattarsi solo di qualche animale della foresta, un uccello o una scimmia. Così ha continuato ad addentrarsi nella foresta. Ha notato però che i suoni non si allontanavano da lui, anzi, sembrava proprio che lo stessero seguendo. Decise dunque di registrare quello che stava accadendo con il suo cellulare, facendosi luce con la torcia elettrica. E questo è ciò che ha visto. Uno strano mostro sembra lo stia spiando da dietro un albero. Se il video fosse reale, però, non mi spiego perché lo stesse seguendo e non lo ha attaccato. Se aveva cattive intenzioni. Il prossimo video è stato registrato in Argentina. È molto vecchio e la qualità pessima. Si vede un gruppo di amici che sta giocando a pallone in casa. Uno dei ragazzi improvvisamente nota qualcosa di strano nella stanza. Si tratta di una creatura, un duende, una sorta di gnomo del folklore sudamericano che inizia a correre rapidamente attraverso la stanza. Bene, bacio, lo sapete. Dale, a ver. Nah, pero está muerto.
No, se va a tornar. La reazione con le urla e la scivolata del ragazzo sembrano abbastanza genuine e non mi pare stessero recitando. In ogni caso, la terribile qualità del video non ci permette di esaminare con attenzione la clip. Registrato nel 2013, durante un forte uragano, un fotografo riesce a catturare una gigantesca creatura marina che viene trascinata verso la riva. Non è poi stata ritrovata e le ipotesi sono state numerose al riguardo, che potesse trattarsi di una balena, uno squalo degli abissi o qualche creatura marina ancora sconosciuta. Tutto ciò che abbiamo come prova rimane questo video. Secondo alcune stime, fatte rapportando la misura della creatura con il pontile lì vicino, la creatura dovrebbe misurare all'incirca tra i 7 e i 10 metri. Purtroppo però le onde l'hanno poi trascinata via e questa rimane l'unica prova del suo passaggio. Ebbene, anche per oggi il video è terminato. Tu fammi sapere se hai mai avvistato qualcosa di strano. Io per ora ti saluto, ma noi ci rivediamo domani con un nuovo video molto interessante. Ciao!